4 gol, partita da protagonista, eppure questi 4 gol non sono bastati oggi per conquistare il secondo risultato utile in campionato. Allora l'analisi non può che essere amara, Leo, ancora una sconfitta per la Virtus, perché non siete riusciti oggi a ottenere un risultato positivo con la Virtus, con lo Sporting Venafro? Questi 4 gol che ho fatto per me non contano niente, perché l'importante è sempre fare 3 punti e oggi non siamo riusciti. Secondo me oggi è mancato proprio la concentrazione, siamo proprio distratti, c'è volta, sbagliamo troppo. Se tu vedi, loro non è che hanno creato una giocata per fare gol, abbiamo sbagliato sempre noi il passaggio, quindi non c'è niente di più da fare che lavorare sempre di più. Dobbiamo già da lunedì iniziare a lavorare sempre di più per provare di sabato prossimo fare 3 punti. Nello spogliatoio prima della gara hai chiesto pazienza ai tuoi compagni, far girare la palla, non essere affrettati e quant'altro. Non si è visto quest'oggi, ancora qualche regalo di troppo, qualche gol regalato agli avversari. Ti chiedo, tu che hai grande esperienza, che hai giocato in categorie superiori, da momenti così come si viene fuori? Dobbiamo lavorare, non c'è niente da fare che lavorare. Dobbiamo, come ho detto prima già, da lunedì lavorare, sistemare tutti gli errori che abbiamo fatti e provare di essere più insieme. Noi dobbiamo essere più insieme, la squadra, e lavorare di più per provare di correggere le cose che abbiamo sbagliato, per subito fare i primi 3 punti, per così togliere questa cosa e iniziare a fare un buon campionato. Un'ultima domanda, oggi sei tornato con una buona prestazione, 4 gol, anche se mi dici che per te non contano nulla, ma come stai? Perché nelle scorse settimane sei stato assente, ora stai bene, la Virtus Libra può contare su Leo Moraes al 100%? Sì, grazie a Dio dopo un mese e mezzo sono tornati oggi a giocare. Ancora con abbastanza, ce l'ho abbastanza dolore, sono riuscito a giocare con dolore, però già mi sento bene e quindi grazie a Dio sono tornato e proverò a dare una mano a loro.